cattedrale di Piacenza ha una caratteristica che la rende assolutamente unica sul panorama nazionale, che è quella di avere un articolato sistema di percorsi medievali, di gallerie interne ed esterne. Sono oltre 400 metri lineari lo sviluppo complessivo di questi camminamenti, di questi percorsi, che consente di salire dal piano dalla quota delle navate fino alla quota della loggia del tamburo della cupola. Guercino viene chiamato dal vescovo Linati nel 1626 perché l'esigenza da parte dei canonici della cattedrale era di far realizzare questo grande ciclo pittorico sulla volta più importante della cattedrale. Guercino risulta già a Piacenza nel maggio del 1626 e conclude questa mirabile opera nel novembre del 1627. Noi abbiamo trovato anche dei documenti piuttosto divertenti che ci attestano e ci mostrano anche i pagamenti. Guercino completa gli spicchi della volta con le figure di sei profeti. Questi profeti campeggiano nell'aria e c'è una ricerca del colore che è veramente straordinaria. Nel 1626 Guercino esprime bene quella che è la caratteristica della sua pittura, sempre alla ricerca del naturalismo, che è molto ben evidente nella prima parte dei lavori di Cento, ma con un impianto, diciamo, più classico. Cioè, cosa interessa realmente a Guercino? Il naturalismo. Cioè, lui propone delle figure che sono rappresentate in una realtà quotidiana, anche la Madonna col bambino, anche i santi che lui rappresenta nelle grandi pale d'altare, soprattutto del primo periodo, sono delle figure molto tenere, affettuose. E il naturalismo è un naturalismo che lui riprende completamente dalla pittura di Ludovico Carracci. La luce è trattata a macchie. Lui stesso dichiara in una testimonianza riportata dal Malvasia che lui lavorava con la gran macchia, cioè alternava delle stesure di colore chiaro a delle profondità straordinarie di ombre. Lo si vede soprattutto nella prima parte della sua vita, negli esordi, soprattutto nelle prime opere che lui realizza per la sua città natale, per Cento, che potevano essere opere da stanza, quindi profane, e che erano soprattutto opere che erano legate sostanzialmente alla chiesa, quindi erano pale d'altare. Dal suo viaggio a Roma la sua pittura evolve in un senso più classicheggiante e noi dobbiamo pensare che lui a Roma aveva visto tutta la scultura classica, ma aveva visto soprattutto le opere di Caravaggio, tant'è che nel suo percorso la luce è una luce più statica, più direzionale, una luce che rende più scultore i corpi e che dà questo senso della teatralità dell'azione che viene rappresentata. Nell'ultimo periodo della sua vita, invece, il colore si fa molto più fluido, le tonalità sono stese in maniera più classica, è una luce che piove in genere dall'alto, che però non ha una direzione precisa, non è una luce caravaggesca ed è molto meno dinamica della luce degli esordi.